Ciao a tutti, nuovo video di cucina e oggi mi vedete eccezionalmente anche truccata perché nel pomeriggio ho avuto degli impegni di lavoro e quindi mi sono detto vabbè, registriamo anche il video di cucina truccate. Comunque, oggi vi propongo la lasagna vegetariana. Vi dico, sono estremamente soddisfatta perché l'ho appena assaggiata ed è buonissima ed è la primissima volta che la faccio, proprio primissima in assoluto. È completamente vegetariana perché non c'è latte, non ci sono uova, non c'è carne? No. E qui parte la solita domanda, e allora di cosa è fatta? È fatta con cose alternative e vi devo dire il sapore è divino, almeno, non so, a me piace tantissimo. Vi dico, forse sopra io avrei aggiunto, ve lo volevo fare, però visto che dovrà mangiarla anche Luca e non so se gli poteva piacere, e io avrei aggiunto tipo una granella di qualche seme, vi devo dire la verità, o di mandorle, forse la mandorla era un po' troppo, avrei aggiunto forse una granellina di semi di sesamo tostato, non lo so, comunque qualcosa forse l'avrei aggiunto proprio sopra sopra, però vi devo dire anche così è veramente deliziosa, quindi fiera di me per questa nuova creazione, vi lascio il resto del video e vi mando un bacione, ciao! Preparo innanzitutto la base per il soffritto con la carota e la cipolla e il seitan, che quindi faccio soffriggere insieme a queste cosine qui. Il problema è che Luca non è amante delle verdure che si sentano troppo, quindi devo cercare di tagliare carote e cipolle il più finemente possibile, anche se in realtà a me piace tutto l'opposto, ovvero piace proprio sentire i cubettoni di cipolla e i cubettoni di carota, però lo deve mangiare anche lui e quindi cerchiamo di renderlo il più piccolo possibile. Direi che ci siamo, insomma. Già mi sono rotta di sminuzzare, quindi questa me la mangio. Ecco. Pulisco la cipolla. Questo è il massimo che sono riuscita a fare, ma qualcosa mi suggerisce di comunque utilizzare un attimino il mixer per sminuzzarli completamente in modo che non si sentiranno più. E lo vado a fare. Metto tutto quanto qui dentro, quindi sminuzzerò con il mini primer, come al solito. Potevo farlo subito, no? Io sono quella che deve rifare le cose 70 volte, non so se sono l'unica. Io in realtà aggiungerei altra cipolla, ma so che poi non piace a Luca e quindi amen. Questa è. Niente. Olle, così anche Luca è accontentato. Olio, abbondo anche un po', un bel po', e intanto vado a far soffriggere questo qui mentre mi taglio a cubettini il seitan. Fetta di seitan, questo qui è quello al naturale, taglio tutti quanti i cubettini. No, quasi quasi metto anche questi qui nel mixer, perché un po' più piccoli li voglio, visto che devono andare alla fine in una ricetta di tipo lasagna. È un po' come se fosse carne macinata adesso, tipo carne macinata. E dove sono? Non vedo. Nella base del soffritto ho aggiunto anche un pizzichino di sale perché mi piace aggiungerlo subito, anche se dopo ovviamente nel tutto, quando aggiungerò anche il sugo ovviamente andrò ad aggiungerne altro, però intanto un po' di sale mi piace mentre soffrigo. E aspetto un po' tipo che sia a metà cottura, dopodiché aggiungo il seitan tritato. Mi aggiungo quindi il trito di seitan. Lascio insaporire un pochino qui. Che dirvi? In questo momento per me la base ha un bel saporino e potrei anche andare tranquillamente ad aggiungere il pomodoro. Utilizzo la passata perché ho soltanto questa qui in casa. Questa chili è proprio bella, bella cremosa. Penso che ne metto due. Visto che ne rimane sempre un sacco qui dentro. Acqua.
Anche perché almeno la diluisco un po', se no cioè, diventa tipo ketchup nel giro di un secondo. Agito. Vabbè, male che va, mi avanza il sugo per la pasta. Voglio fare una sorta di crema di riso, non ho la più pallida idea di come si faccia, però proviamo, perché con la crema di riso ho intenzione di sostituire praticamente la besciamella, visto che non voglio utilizzare latticini. Metto un bicchiere di riso bianco e tanta acqua, ma veramente tanta. Uno. Due. Ok, intanto provo con una proporzione 1 a 3, speriamo bene. E la metto a cuocere. No, sbaglio sempre il fornello, non c'è niente da fare. Solito fuoco basso. Ok, per me questo è cotto. Vado con quello lì ad immersione, stando attenta a non ustionarmi. Poi aggiungo un po' di pepe. A cucchiaio. Beh, l'aspetto di una besciamella più o meno ce l'ha, bella consistente, insomma. Il pizzico di pepe ci sta molto bene. Questa la tengo con il coperchio, vediamo un attimino il sugo. Comincia ad emanare veramente un buon profumo, se vi devo dire la verità. Io non posso proprio cucinare, calcolate che mentre si stanno cuocendo queste cose ho un tempo morto. Visto che sono stata tutto il giorno fuori, è stata una giornata bella pesantina, insomma mi sono fatta, un 200 km, forse qualcosa in più di macchina, quindi non ho voglia adesso mettermi a lavorare al computer. Nell'attesa sto mangiando patatine, a parte l'immensa delusione quando compri queste qui, perché le vedi forate e poi scopri che non sono tutte forate e secondo me sono anche un po' troppo salate. Però spezzano la fame, capito? Non dimagrirò mai. Michela ha tenuto ragione. Questa è forata. Fantastico, adesso a causa delle patatine salatissime sentirò tutto sciapissimo e quindi aggiungerò altro sale e quindi mi diventerà tutto salatissimo. Andiamo quindi a preparare questa lasagna. Allora, io utilizzo queste qui, primissima volta che le prendo, stanno per scadere ed è per questo motivo che mi sono sbrigata a fare questo video. Sono praticamente delle sfoglie di kamut, bio peraltro. E qui dice lasagna kamut, cuocere per 25 minuti circa 200 gradi. Io intanto vado a preriscaldare il forno, meno male che mi sono ricordata. Proviamo, io ci provo. E come si dice? Speriamo. Non so se le dovrei sovrapporre forse, per fare una cosa fatta meglio. Sovrappongo lievemente. Questa secondo me poteva venire meglio, però non fa niente. Oh sì, tutta un'altra cosa. Thank you.
questo è il risultato. Là in forno, quindi 180-200 gradi per una mezz'oretta circa. L'acqua si spoglia. E questo è il risultato finale, l'ho appena assaggiata, è spettacolare e sono veramente troppo gasata per questa cosa. So, tipo per la serie, si può fare! No, davvero, sono veramente entusiasta. Niente, che dirvi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sono fortemente sorpresa anch'io del sapore di questa lasagna, quindi provatela se vi piacciono le lasagne e se volete fare qualcosa di diverso. Quindi, come al solito, nei commenti fatemi sapere se la provate, come vi è uscita, se avete già una vostra ricetta. È bello scambiarci comunque consigli e idee. E fatemi sapere se questo video vi è piaciuto appunto con un commento, un like o condividendo il video, io ne sarò ben felice. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, dovrebbe essere o qui o qui o comunque sotto al video, cioè dovrebbe essere scritto un po' iscriviti, comunque da qualche parte. E niente, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!